questione non è applicabile neanche su Apple. Cioè, quindi una serie di componenti che tutto è stampa, no? Per vedere tutti gli oggetti funzionanti. Forse la devo comprare per farci cosa, solicitando per fare il lavoro, dicendo che mi serve personalmente l'azienda per fare prodotti, fare. Dipende cosa si deve fare. Ecco, c'è anche questa cosa. 100 euro, 4, 5, 7, 3.000, 10.000, 7. Questo è il discorso del volume, cosa la devo fare, come lo devo fare. Intanto la macchina multifunzione che farà tutto il resto dell'altro. La macchina che fa tutto non fa niente a te. Allora per esempio quando mi dico, ma su quella era qua, c'è la legge d'artista. Sì, ma non è pensato alla legge d'artista. Perché la villa, ok, questo è un fatto vedere, con la legge d'artista. Sta partendo? Se fa prima, no, sta partendo. Si deve solo riscaldare. Quindi ci vuole pazienza. Questo è quello che vi spiegavo perché voglio evitare di stoppare la stampa alla ripartita. Questo punto qua. Comunque vuoi o non vuoi, ci sono macchine più automatiche, la macchina fa tutto da sola, c'è la camera perché te la guardi da casa, la puoi inviare da remoto, se c'è con l'eco wifi da casa posso far via la stampa, però se sei qui poi ti tagli ma così. Quindi, automatismo o no, un operatore che in qualche modo un minimo. È un minimo controlla che tutto vada bene ci vuole. Vabbè, per imparare qualcuno viene a dormire qua da casa. Sto a dormire, devo pensare a qualcuno che c'ho qua, non è niente problema. No, secondo te è imparato. E per imparare uno deve cominciare a fare, deve cominciare a stampare, deve cominciare a progettare. Io ero preoccupata più che altro dell'incastro del mondo. Ma non lo imparerai a memoria, lo impari con l'esperienza. Perché pensi, io mi ricordo tutti a memoria. Mi ricordo abbastanza, non so 10 anni che lo faccio, sono 5 anni che insegno, so. Però pure io magari mi sbaglio il materiale. Oppure se volessi fare proprio una paraculata, fai così. Oh, non va in pressione, spingi a mano, quindi sta uscendo. Oh, vediamo se esce in maniera omogenea. Ecco qua. Gli ho dato un aiutino. È spinto a mano il filo? Sì. Allora, se tu adesso lo spingi, il filo non va, no? Perché c'è l'ingranaggio col cuscinetto che preme contro. Ok? Invece se tu lo allenti, guarda, da qua si vede proprio bene. Preparati un po' le spese per gli eventi, tante ore di passione, magari anche un grande sacco di monete. Io ho fatto adesso, cioè, il momento in cui si è fatto il traveling si spostate. Ora l'oggetto è piccolo quindi lo vedete poco. Se voglio rallentare setting speed e la rallento. Poi per esempio magari volevo stampare una cosettina così piccola l'ingranaggio, se vedo che non viene perché magari l'ho stampato anche troppo veloce. Vedete tutti i tentini, prima troppo veloce. Non c'è abbastanza tempo per depositare bene tutti i dentini e quindi non vengono precisi.
questo si può contemplare un po' tutte le variabili, eh. Questo per esempio è un Boden, vi ricordate avevo detto fanno due tipi di estrusore, Boden e Direct? No. Questo come vedi il meccanismo dove sta? Sta qua. Qui c'è il motore che spinge il filamento dentro fino a qua. Quindi come vedi sono due connettori pneumatici che mi servono per mantenere il tubo attaccato quando premo il filo. Ok? Questo invece per esempio è un motore Direct. Cioè se lo vedete, questo filo bianco è da compagno. Per evitare che il filo se ne vada in giro, perché il motore con l'ingranaggio sta tutto qua, quindi spingo il filo e vado a finire direttamente dentro all'estrusore. Da una parte c'hai un maggior controllo del filamento sull'estrusore, no? Perché non c'hai tutta questa distanza, però c'hai un carico maggiore, un peso maggiore nel movimento della macchina, perché ti stai portando dietro c'hai un'inerzia maggiore. Per esempio sulle Delta, tipo queste qua, perché c'hanno gli elastici? Perché la macchina, la Delta è una macchina abbastanza veloce perché sono di scorso di leve, no? E quindi riesce a essere molto veloce, però con un carico basso, perché se io tutto scoperto lo scarico qua sopra, quelle leve mi amplificano il discorso di trazione, che poi devo fermare quella massa che ho accelerato. Quindi invece attaccando direttamente sulla slitta vado a diminuire quelle che sono le masse in movimento. E quindi qui questo per esempio è un mini Boden, cioè Boden però piccolettino, è inevitabile. Pure quello per esempio è un Boden, no? Lo vedete? Il meccanismo sta lì dietro, il tubicino fa una curva e poi entra in questo motore. Per esempio a me non fa impazzire questo. Non è il massimo, no? Questo è progettato per montare il filo, per montare il filo, il problema è la curva che fa. Se la curva è molto stretta può creare dei problemi, se non è stretta la curva funziona. Vediamo se è ben calibrata. No. Io lo vedo perché se ti metti sotto, ma quando si sposta di là mo lo vediamo meglio, eh? Cioè vedrai che gli strati fra l'uno e l'altro non sono molto uniti. Lo vedete? Invece devono essere perfettamente attaccati. Se vengono così, che tra l'uno e l'altro sono distaccati, stai troppo distante dal piano di stampa. In questo caso invece stanno venendo bene. Quindi adesso in questi 10 minuti questo sale un pochettino, anzi posso addirittura andare a individuare a che altezza in Z avviene questo bridge, no? Intanto lui vuole fare il valore di Z. Io vado di là, quindi anche lei che sto, ho dato lei che era 0,2. Appena questo supera i 5 mm/4 dovremmo vedere il passaggio da una cosa all'altra. Secondo me è ancora troppo veloce la ventola. Allora proviamo anche a me, intanto stiamo stampando piano 200 gradi più o meno stampa uguale. Il discorso è che sono due piccoli dettagli, lui prova a cambiare le temperature, infatti, di mezzo, di piedi. Questo modello valutate gli altri parametri e vedrai cosa cambia. È l'unico modo per trovare il giusto dettaglio. Ma quello che paghi in più sono i dettagli. C'è gente che è anche molto stampante, abbastanza economica, tipo quella, che non è proprio il massimo, perché è un oggetto da semi montare.
riesce a fare le stampe. L'elaborazione del file sull'SD dico, però è 6% del processo, sì, no? È il 6% della zera. Oddio, no, è il 6% del G-code, del G-code, il 6% del G-code. Sì, tu avevi detto l'SD. Facciamo 94 alla fine. Non mi piace. Sì, sì. Cioè magari la forma è carina, però mi sembra in plastica e che fa con il vaso in plastica. Il coprivaso. Questo è il plastica e il vaso. Se vuoi passare la corrente, se lo fa passare il segnale, se vuoi passare SOS, se vuoi fare un video. Ciao, buonasera. Oh, bello. Queste macchine fanno rumore. Cosa? Dico, non fa neanche troppo rumore. Prova a tenerla di notte a casa. Certo. Allora, per esempio, questa c'ha, caralmente, 4 mollettine d'ufficio. Con un piano che è proprio tipo il piano, quello il vetro termico, quello che trovi davanti al forno, e di solito con una spatolina dal lato piatto vai a rimorti quello che è il pezzo. Una volta è facile, una volta è difficile, una volta è... Questo è il brim, quello che dicevo, lo vedete? E questi sono i supporti. Magari con aiutate con un taglierino, quello che sia, se ben impostati, magari da solito usi guanti, usi due pinze, non fai tutto a mano, quindi non riprendiamo e mandiamo in giro cose che poi... Poi lo facciamo bene, e come vedi, adesso perché non è molto inclinata, se era più inclinata avrebbe appoggiato di più e quindi si vedeva di più. Ma che cos'è? Ecco, un pezzo che gli ho rotto, che non ho stampato io, quindi non so come si vede. Poi dà la colpa a noi, no? Sta girocinando. Vado su manual leveling. Ah, ecco. Si è tenuto il fatto che stavo facendo questa cosa. E allora. Vediamo un po'. La resetta, la resetta. No, si è tenuto il fatto che già gliel'avevo dato di mano al leveling e quindi è andato sul punto 2. Però ho disabilitato i motori, l'ho mosso a mano, si è spostata così. Mano al leveling, posizione. Posizione 2. Stessa identica cosa. Sarebbe lo zero sull'altro punto. Su tutti e tre. Lo farà in posizione 3. E me lo farà anche al centro. Mi chiederà anche al centro se sto livellato. Dopodiché, diciamo, ho fatto una prima calibrazione, che è quella di massima. Quella macchina lì lo faccio fondamentalmente nello stesso modo. Mi metto nei 4 punti e vedi sotto c'ho delle rotelle. No, è che tanto su le altre macchine idem, qui c'ho delle rotelle, qui c'ho delle rotelle, sotto idem, qui c'ho delle viti. Io penso che fosse una cosa, però c'è un piano di sole, quindi qua regolerò le viti, ma
regolo sempre il piano. Sì. Poi vedremo che ci sono delle calibrazioni più automatiche, semiautomatiche o completamente manuali. Ah, quello no. Ci arriviamo dopo. Scotch. Scotch card. Ok, ho calibrato la macchina. Quindi adesso non mi dovrei dare nient'altro, tranne print from SD, VAS mode l'hanno chiamato, invio. Adesso si segue le istruzioni. La prima istruzione qual è? Mi vado a scaldare il piano. Di solito tutte le macchine scaldano prima il piano e poi l'estrusore. Per un motivo. Perché se devi scaldare per esempio l'ABS col piano a 110 gradi, l'estrusore a 250, magari alcuni piani ci possono mettere 10 minuti per scaldarsi. Quindi se ci mette parecchio è inutile che il materiale si rovina sull'interno. Ora per fare un po' prima, visto che è PLA, io gli abbasso il piano, così parte direttamente il valore dell'estrusore. Però comunque non è proprio estate, quindi 20 gradi mi conviene che comunque lo tiro su. Al 45 prima. Più o meno non fa differenza su questo materiale. Ah, cioè, beh, pure devi calcolare pure la temperatura esterna del... Beh, se tu stai al Polo Nord piuttosto che in Siberia a meno 20 gradi, cavolo, fai fatica a stampare. Se è agosto e fa 40 gradi dentro il tuo posto, c'hai 60 gradi di escursione, è importante. Se la camera è controllata... Prima il... come cavolo si chiama? Il piano, e poi comincerà a scaldare l'estrusore. Se vado su settaggi mi permette di fare che cosa? Di cambiare le temperature, per esempio, vedi, del piano, piuttosto che dell'estrusore o dell'altro estrusore, e la speed sempre 100% di tutte le altre velocità. Basta. Poi vedremo anche questa, sempre ancora più chiusa, un po' fa niente. Vedremo che, non ve l'ho spiegata, ve la farò installare, cioè il suo software proprietario, è molto semplice da utilizzare. Controlli molto meno parametri. Stampi bene perché c'è già tutto resettato. Quindi aspettiamo un attimino che si scalda e vediamo cosa comincia a fare. Okay, senza che si consuma. Ora l'altra cosa, spazzo di metallo, la ferramenta, lo gelo nottone e lo butti. C'è qualcosa che non ci convince. Sbagliato, probabilmente ho sbagliato qualche parametro io. Aspetta, no, ho sbagliato che non, sicuramente non ho dato un parametro adeguato di skin, è molto piccolo, come vedete sta cominciando a uscire adesso, quindi se skin è un circo così piccolo il valore è troppo basso, quindi avrei dovuto comunque aumentare. E l'unica cosa adesso è fare questa. Vedi, il problema è che qui se giri in realtà non valgono neanche 10 centimetri, e quindi non ce la fa per andare in pressione. Quello è l'unico motivo. Ah, no, non ho capito che succede. A che serviva la scritta? Per fare la pulizia, sì, per mandare, sì, in pressione, sì, il tutore. Io gli ho dato 6 giri. Non sono sufficienti. Non so i sottoparametri come erano impostati, non sono sufficienti, infatti dopo un po' comincia a strudere. Ma neanche li fa. Quindi vado lì e li metto tipo 20. Questa è la direzione, invece fosse stato più grande. Ah, se l'uovo era così bastava anche un giro solo. Certo. Cioè vedevi che non ce lo fa, poi comincia a uscire e poi questo è l'uovo. Un'altra volta. Vai a scaldare il settore. Perché? Ognuno ha un suo sistema di trascinamento, no? Vedi questo. Aspetta, lo faccio vedere qua. Sta dicendo che per cambiare filamento bisogna... E fondamentalmente è lo stesso. Vedete, c'è un meccanismo con una molla. Lo ricordate? Quindi che succede? Il cuscinetto spinge il filo contro l'ingranaggio e questo girando preme il filo al suo esterno. Quindi in questo caso, spingendo a mano, posso tirare via il filamento o da schermo muovi il filo mentre lo ritiri indietro. Okay. L'importante è che la prima cosa che si fa è scaldare il filamento, perché sennò non viene, no, rimane attaccato dentro, diciamo, a quello che è l'estrusore. Quindi per cambiare il filo la prima cosa è riscaldo,
o c'ho una procedura più o meno guidata, quindi ti riscalda, ti ritira indietro, ti tolti il filamento, dopodiché metto quello nuovo e lo spurgo, cioè metto, non so, passo dal nero al bianco, devo far uscire, tolto il filamento bianco, perché poi scade la lente bianca, se no è grigio, farti capire. Ora più complesso quando devo passare da, vediamo, per esempio adesso non sta uscendo, ma proprio per nulla, no? Può succedere, una delle classiche cose è che si attacca un pochettino nel fusore, di tanto, di poco, e non esca proprio. 220, ne ho un'altra, ma... Quindi una delle prime cose che faccio è spingo l'ingranaggio in maniera tale che il filamento lo premo io a mano per vedere se esce. Se non esce, invece mo sta uscendo a mano. E quindi mi tocca ricominciare la stampa, quindi stop. Quindi stop, perché vedi, posso anche mettere in pausa per esempio, no? Resume. Quindi. Ok, accetta. Attenzione che piano può essere caldo, un po' di flustionare. Questo vedi, succede e il materiale non è uscito bene, vedi? Avrebbe iniziato, ma sarebbe fatto la base molto male. È così, era un ovetto. Te lo regalo. Migragnoso. Dobbiamo rimettere lo spray o non è necessario? No, può andare bene così. Stessa cosa, print. Saliva? Dipende. Se è così collosa. Ovviamente c'è la bocca attaccata che non parli più, quindi. Ma in serio non dovevi sentire. Vabbè, ma io ho orecchie per tutti i 15. Cioè. E la stessa cosa adesso. Devo aspettare che si scalda il piano, io faccio come prima per spiegarmi, no? Lo abbasso così parte l'estrusore e poi lo rialzo. Questa per esempio c'è un'altra cosettina carina in più, cioè ovvero vedete questa vaschettina? C'ha una linguettina, perché poi vedremo che quando tu devi passare da un colore a un altro ci sono tutta una serie di problematiche, cioè ovvero uno lavora e l'altro sta fermo un'ora o 5 minuti, quindi il filamento si raffredda, si rovina, c'è bisogno di farlo fuori uscire un po' prima di iniziare a stampare, come l'inizio della stampa, no? Di andare in pressione, e devi levare magari quella sporcheria, che diciamo quella briciolina di plastica che sta attaccata al distruttore prima di ricominciare a stampare. Quindi c'è una vaschettina con una linguettina, ogni volta che passa diciamo tende a pulirlo. Quelle più professionali per esempio hanno delle spazzoline in metallo che sono talmente morbide che sembrano prendere l'aria e poi rimane magari anche troppo attaccato. Ti vedo, sono arrivata, pensavo che stia a parrucchiere. Certo, senti che buon odore. Allora, in questo caso la calibrazione è assistita dalla macchina, cioè accendo la macchina, print e vado a cercarmi il file, utilities o temperatura, probabilmente su utilities. Quindi che mi chiede? Filamento, calibrazione, manutenzione. Ma devo calibrare il piano, sarà calibrazione. Vado su calibra e mi dice calibra il piano, full calibration, manual fine calibration. Full calibration perché poi vedremo che anche i due estrusori hanno una problematica. Sono due, sì, però devono essere perfettamente allineati in XY, quindi sia in X sia in Y e sia in Z. Quindi se sono disallineati poi non riuscirò a fare una stampa col doppio estrusore in maniera pulita. Quindi però la calibriamo solo il piano, quindi bed calibration, lei ha tutta la sua procedura dentro. La Z è verticale. In questo caso si guarda, eh? Ah, in questo caso. X. Questa è una cartesiana, no? Quindi vedi che hai una meccanica che ti fa fare X ed Y, no? Sì. E poi la Z lo fa quel motore là dietro. La verticale, ok.
però non sempre così. Beh, se vedi, quella è una cartesiana, ma la Z lo fa l'estrusore con tutto il blocchetto. Guarda, poi la differenza, vedi, questa fa XY, lo fa sopra come se fosse un quadrato, no? Sì. E poi c'è il piano che sale e scende. Sì. Se vedi questa... piano fa la Y. Il costruttore fa la X e tutto il blocco del modello fa la Z. Il risultato non cambia, diciamo. Ci sono delle masse movimento diverse. Tieni un piano differente. Lei che mi dice, ok, next, segui la procedura. Vedete, c'ha delle tacchettine e mi dice, gira questa vitarella di una tacchetta. Ok, accettato. Gira questa di una vitarella, accettato. E quindi è un pochettino più facile. Era quel famoso spendi qualcosa in più per avere... Ma sicuro che calibrare la cosa è una procedura non banale. Fatte le prime 10 stampe alla ventesima, c'è la alla trentesima, alla cinquantesima. Alla fine ce la fa. Se no, ti deve stampare qualcun altro. Cioè, ti deve stampare. No, non ti fa fare pure per hobby. Non lo fa. Ok, vedi. Fatto. Quindi per la calibrazione è riuscita. Quindi adesso, per andare in stampa, print, vado a cercare egg qualcosa, egg razer, ok, stampa. Però per esempio in questa macchina io, se ho sbagliato qualche parametro, non posso intervenire in nessun modo. Cioè, questa qui per esempio non c'è touch, non è, però posso dirti ok, controlla temperatura, modifica la temperatura del piano, dell'estrusore, la velocità della ventola, tutta una serie di parametri in più, come dei parametri di accelerazione e movimento che non vi ho spiegato, che sono lì, come per esempio un parametro che è il flusso. Dov'è? Flow. Che è il flusso del materiale, che giustamente dovrebbe essere il 100%, cioè la macchina si è programmata che per fare quella superficie là deve uscire tot plastica e quindi ne fa un sacco di conto, che di solito è il 100%. Poi per alcuni motivi, su alcuni materiali, tipo quegli elastici, in realtà tu premi tot per far uscire la plastica, ma visto che il materiale è elastico mi dà una spinta indietro, quindi ne esce di meno quello che dovrebbe uscire, e magari lo devi mettere al 110. È un valore di compensazione, ecco. Qua puoi intervenire, lì no. Vantaggi e svantaggi, se vedi questa, no, non è che è al contrario, il piano fa la Y, lo vedi? L'estrusore fa la X e tutto il blocco del carrello fa la Z. Il risultato non cambia, diciamo. Ci sono delle macchie in movimento diverse. Le tacchettine mi tirano, se no le deve stampare qualcun altro. Certo, cioè, no, le stampa qualcun altro. Quei brobbi. Ok, vedi. Fatto. Quindi quella calibrazione è riuscita. Quindi adesso per andare in stampa, print, vado a cercare enti qualcosa. Ok, stampa. Però per esempio in questa macchina io, se ho sbagliato qualche parametro, non posso intervenire in nessun modo. Cioè, questa qui per esempio non c'è il touch, non è, però posso dirgli ok, controlla temperatura, modifica la temperatura del piano, dell'estrusore, la velocità della ventola, tutta una serie di parametri in più, come dei parametri di accelerazione e movimento che non vi ho spiegato, che sono lì,
come per esempio un parametro che è il flusso. Dov'è? Che è il flusso del materiale. E giustamente dovrebbe essere il 100%, cioè la macchina si programmata che fa quella superficie là, che è un po' elastica e quindi fa una salita. E di solito è il 100%. Ma per alcuni motivi, per alcuni materiali, tipo quelli elastici, in realtà più freddo che fa uscire l'elastica, ma visto che il materiale elastico mi dà una spinta indietro, quindi ne esce di meno quello che è uscito. E magari lo devi mettere al 110. È un valore di compensazione, ecco. Qua puoi intervenire, lì no. Sì. Vantaggi e svantaggi, ogni macchina c'ha i suoi. Infatti vedi, il dato S sta scaldando anche qui, prima il piano e poi comincerà a scaldare il fusore. Vado sui settaggi, mi permette di fare che cosa? Di cambiare le temperature, per esempio, del piano, piuttosto che dell'estrusore o dell'altro estrusore, e la speed sempre 100% di tutte le altre velocità. Basta. Poi vedremo anche questa, sempre ancora più chiusa, non fa niente. Vedremo che non ve l'ho spiegata per farlo stare là, che c'è il suo software proprietario, è molto semplice da utilizzare, controlli molto meno parametri. Stampi bene perché è già tutto presentato. Prima aspettiamo un attimino che si scada e vediamo cosa riesce a fare. Ora, l'altra cosa che non vi ho detto è se devo cambiare il filamento, poi non vediamo, li cambiamo, la prima cosa che devo fare è scaldare il fusore, perché ognuno ha un suo sistema di trascinamento, no? Vedi questo? Magari lo stampo ha un stampo a 10 mm al secondo, ma lì io devo stampare bene. E tu non mi fai dati neanche spiegati. Cioè, io sono una serie di piccole in cui tutto stampa, no? Per vedere tutti gli oggetti migliorabili. Il discorso è, la devo comprare per farci volta, solicitando per fare il lavoro, essendo tempo. Sempre personalmente l'azienda avere fare prodotti, fare delle cose che si fa. Ecco, c'è anche questa cosa, 100 euro, 4, 5, 7, 3.000, 10.000, 7. Questo è il discorso di volume, solo il discorso di volume. Non so se la devo fare, come lo devo fare. Intanto la macchina multifunzione che farà tutto 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 per essere un altro. La macchina che fa tutto non fa niente a te. Allora per esempio quando dico no, ma quella è la guasta e la mette la cinta. Sì, ma non è pensata la mette la cinta. Perché? Perché la cinta, ok, metto questo quello che ho fatto vedere, con la cinta partendo. Se fa prima, no, sta partendo, si deve solo riscaldare. Quindi ci vuole pazienza. Questo è quello che vi spiegavo perché voglio evitare di stoppare la stampa alla ripartenza. Questo motivo qua. Comunque vuoi o non vuoi, ci sono macchine più automatiche, la macchina fa tutto da sola, c'è la camera perché te la guardi da casa, la puoi inviare da remoto, cioè con l'eco wifi da casa posso far via la stampa, però se sei qui poi ti tagli nuovi questo. Quindi automatismo no, un operatore che in qualche modo un minimo è un minimo controlla che tutto vada bene ci vuole. Vabbè, per imparare qualcuno viene a dormire qua da casa. Se sto a dormire devo pensare a qualcuno che c'ho qua, mi diventa problema. No, secondo me è per imparare uno deve cominciare a fare, deve cominciare a stampare, deve cominciare a progettare. Io ero preoccupata più che altro dell'incastro del nuovo. Ma non le impari là a memoria, le impari con l'esperienza. Perché pensi, io mi ricordo tutti a memoria. Mi ricordo abbastanza, non so 10 anni come faccio, sono 5 anni che insegno, so. Però pure io magari mi sbaglio con il materiale. Oppure se volessi fare proprio una paraculata, fai così. Oh, non va in pressione, spingi a mano, perché sta uscendo. Vediamo se esce in maniera omogenea. Ecco qua. Io ho dato un aiutino. Sì, allora, se tu adesso lo spingi,
il filo non va, no? Perché c'è l'ingranaggio col cuscinetto che preme contro, ok? Invece se tu lo alleni, guarda, da qua si vede proprio bene. Preparati un po' le spese per gli eventi, anche tante ore di passione. Magari anche un grande sacco di monete. Io ho detto ha fatto adesso. Nel momento in cui si è fatto il traveling si spostate. Ora l'oggetto è piccolo quindi lo vedete poco. Se voglio rallentare setting, speed e la rallenta. Poi ad esempio magari volevo stampare una cosettina così piccola l'ingranaggio, se vedo che non viene perché magari l'ho stampato anche troppo veloce. Vedete tutti quei tentini, prima troppo veloce. Non c'ha abbastanza tempo per depositare bene tutti i dentini e quindi non vengono loro precisi. Adesso sto contemplando un po' tutte le variabili, Questo per esempio è un Boden, vi ricordate, avevo detto fanno due tipi di estrusore, Boden e Direct. No. Questo come vedi il meccanismo dove sta? Sta qua. Qui c'è il motore che spinge il filamento dentro fino a qua. Quindi come vedi sono due connettori pneumatici che mi servono per mantenere il tubo attaccato quando premo il filo. Ok? Questo invece per esempio è un motore Direct. Cioè se lo vedete questo filo bianco è da accompagno per evitare che il filo se ne vada in giro. Perché il motore con l'ingranaggio sta tutto qua. Quindi spingo il filo e vado a finire direttamente dentro all'estrusore. Da una parte c'hai un maggior controllo del filamento sull'estrusore, no? Perché non c'hai tutta questa distanza, però c'hai un carico maggiore, un peso maggiore nel movimento della macchina, perché ti stai portando dietro c'hai un'inerzia maggiore. Per esempio sulle Delta, tipo queste qua, perché c'hanno gli elastici? Perché la Delta è una macchina abbastanza veloce perché usa un discorso di leve, no? E quindi riesce a essere molto veloce, però con un carico basso, perché se io tutto questo peso lo scarico qua sopra, quelle leve mi amplificano il discorso di trazione, che poi devo fermare quella massa che ho accelerato. Quindi invece attaccando direttamente sulla slitta vado a diminuire quelle che sono le masse in movimento. E quindi qui questo per esempio è un mini Boden, cioè Boden però piccolettino. È inevitabile. Pure quello per esempio è un Boden, no? Lo vedete, il meccanismo sta lì dietro, il tubicino fa una curva e poi entra in costruttore. Per esempio a me non fa impazzire questo tubicino, cioè non è il massimo, no? Cioè questo è progettato, è montato qui, lo potresti montare qui, il problema è la curva che fa. Se la curva è molto stretta può creare dei problemi, se non è stretta la funziona. Vediamo se è ben calibrata. No. Io lo vedo perché se ti metti sotto, ma quando si sposta di là mo lo vediamo meglio, eh? Cioè vedrai che gli strati fra l'uno e l'altro non sono molto uniti. Lo vedete? Invece dovevano essere
perfettamente attaccati. Se vengono così, che tra l'uno e l'altro sono distaccati, stai troppo distante dal piano di stampa. In questo caso invece stanno venendo bene. Quindi adesso in questi 10 minuti questo sale un pochettino, anzi posso addirittura andare a individuare a che altezza in Z avviene questo print, no? Intanto lui vuole fare il valore di Z. Io vado da là, quindi anche lei che ne sto, ho dato lei da 0,2. Appena questo supera i 5 mm e 4 dovremmo vedere il passaggio da una cosa all'altra. Secondo me è ancora troppo veloce la ventola. Allora, proviamo anche a mettere, tanto stiamo stampando piano, 200 gradi. Più o meno stampa uguale, il discorso è che tutti due piccoli dettagli, lui prova a cambiare le temperature, infatti, di mezzo, di dietro, questo modello valutate gli altri parametri e vedrai cosa cambia. È l'unico modo per trovare il giusto. Ma quello che paghi in più sono i gente che hanno un stampante abbastanza economico come quella, che non è proprio il massimo, perché è un oggetto da semi montare. Riesce a fare le stampe quello ho detto, la procedura è guidata, seguitela. Attenzione, non l'ho mai fatto. L'emozione? No, però tutte e tre è carina. Una mini farm. Hai visto, ci avrei pure il ricordo. C'è un bel montaggio. Che ti dice adesso? Di stringere le infatti vedete le magie, vi dice, oh, vi dirò in quale senso girare la rotellina. Cioè proprio per... Però di quanto? Premi. In tutti e tre i... Premi. Premo mi dice di quanto? Premi. Ah, io devo aspettare che cali per poi premi. No, adesso sto guardando i punti. No, adesso fa da solo. Tu mi dirà, appena ti dirà la prossima cosa la segui. Per quello dico, comunque è una macchina abbastanza semplice. Cioè praticamente lui gira lui, cioè il sistema... No, tu vai a mano e giri, però lui ha una misura. Ok. Lui partendo dal basso, lui che fa? Si azzera sotto, no? Invece di avere il classico fine corsa, quel pulsantino, lui sa che da zero su c'è una certa distanza. Va su e il fine corsa lo fa l'estrusore. Che praticamente... Qui c'è un problema che praticamente... Non era dritto. No, è come se non facesse bene contatto, quindi... Il piano è messo male. Questo dice di allentare... Pure qua ti dice... No, è sotto perché vedi... Pure qua ti dice che è troppo basso. No, qua ti dice, guarda, è meno 40, quindi devi girare questa questa qua dietro, in questo senso, quindi 0,4 è parecchio, quindi c'è parecchio da girare. Ah, è 0,35? Un giro ti dice di fare 0,75 nel senso orario più basso di meno. L'hai girato, sì, e poi gli ho dato ok adesso vado sul mantenere ancora l'altro deve farlo sì. Tre quarti del giro nel campo.
Adesso vedo solo schermo. Una... Come se fosse andato fuori piano. Pubblicità. Ci proviamo, vediamo che succede. Di ok, vai su print. La calibrazione. No, si va solo a prendere la distanza dal centro. Ah, ok. Poi si ritorna lì e adesso parte. La tua zampina. Vabbè, ci vuole un po' di tempo. Poi prenderai la mano, te ne dai conto, cioè dai, capirai anche quanto devi girare. Il marrone. Vero, a me quella che preferite, cioè, tanto devi calibrare tutto. Questo c'era prima. Come ti senti, Valerio? Guarda, l'emozione. Sta nascendo a creatura. Guarda, peccato che non sta un po' qualcun altro. Tanto domani ti faccio. C'è un residuo proprio là. Abbastanza. È facile, è uguale ragazzi, è solo che uno ci prende la mano. È normale che lo vedete fa da me, dicevo, ma sa, è così semplice, guardatelo voi, ci vorrà un po' di maturità, no? Come tutte le cose. Sì, questa dovrebbe essere la piattaforma, la raft, no? La riconosciuto? Sì. Da coniglio. No, come non c'eravamo? Non c'era, non c'era. Allora, è partito. La faccia sai quando non c'è fa compagnia. Ma però tu devi fare modello, vedo. Cosa? La testa. No, sennò poi si mette l'ansia, no? Ce l'hai qua, non c'è, invece piccolino. È discreto. È discreto, sì. Se no te lo fai così in resina, no? E ce l'hai in resina. Che bello, non è lui, Però, ma questo è un modellato tu? No, questa è una scansione di un volto. Che bello. No, mi piace. Sai quando l'ho tirato fuori dalla resina, cioè diciamo dal liquido, che l'ho sciacquato, quindi era tutto lucido, cioè era una luce rossa. Che carezza una persona. Bellissimo, infatti quella foto era tipo Dexter, no? Pure stampa l'amico per non mi immaginare. È vero, a stampo dell'amico immaginario. Stampiamo amici per amici immaginari. Potrebbe ma il problema è chi ti modella. Un business. Vendiamo amici immaginari. Sì. Beh, diciamo che c'è stato dei software che ti aiutano leggermente a fare persone umane, leggermente. Certo, però se è un copia e incolla, allora... No, è naso più alto, più basso. Blender. No, fa le cose... No, ma nessuno usa Blender in questo ambito. Sì. Però per se nel kit qui non si può coprire, perché questa sta muovendo. No, quella si muove, quindi, però sì. Nulla ti vieta di farti... una chiusura così. Sì, quindi una con la parte dietro. Una scatola esterna, sì, diciamo. In realtà sì. Cosa? Ma tu c'hai il video di oggi, domani, dopodomani, no? Per capire. Perché per ricordarci, se non mi dimenticherò. Ma non mi riprendi però. No. Sono le macchine. Già stai su YouTube. Sì, no, magari tipo cavolate, dicevo guarda che ha detto, capito? Cioè c'ho l'ansia, capito? Sono un presento Silvio. 2700 euro. Quanto? Questa sì. Questa viene 1700. Questa è la versione vecchia, oggi è la versione nuova. È un po' migliorata. È un po' migliorata. Allora, visto che siamo alla temperatura, la guida consiglia di usare i guanti, perché vi scottate con l'estrusore, se no prendete un pezzettino di carta e vi pulite, diciamo, i residui. Mentre il PLA lascia meno residui, l'ABS che è acrylic butan stirene, in realtà ti lascia una serie di residui. E ogni tanto pulirli. Se tu hai sempre una buona manutenzione, li lasciano sempre molto puliti, eviti i problemi di c'è un blob, c'è la plastica, va pulita. Se no puoi usare una spazzolina. Sai quella per le scarpe, ma con le setole metalliche, quelle morbide che quasi ci puoi quasi accarezzare e non te graffiano. Allora sì. C'è la temperatura, quindi magari tende a colare. Tanto adesso vi dirà alcune cose e voi seguite la procedura guidata. Vi dirà ora bla bla bla, premi e lui se ne andrà prima dietro, fa una serie di misure, poi davanti e ti dirà gira la rotellina, vedete? Una rotellina qua davanti
qual è quella che pulisce qua, qua vedete meglio, vedete c'è, sto scotto un po' però, vedete ci sono due, una rotellina qua e ce ne sono due dietro, comunque quando sale il piano le vedete, scotta, scotta, scotta. Questo si usa e quello dietro come fai? Sì. Cosa? Come fai ad arrivare a quello dietro? Quando il piano sale tu ce l'hai a questa altezza, è come qua, no? Se io c'ho una rotellina dietro, adesso ci arrivo, quando è giù, spazio per la mano non c'è più. No, adesso si sta scaldando, poi ti chiederà, arriva dietro, cioè, vado dietro e si prende le misure. Per lui ti dà le misure, non gira solo la rotellina. Troppo bello. Allora. E diminuendo, cioè dimezzando quelli che sono gli strati. Posso anche fare 0,15, magari è definito e la vedo mezzo tra 0,1. La temperatura la porto alla temperatura del PLA, quindi 180 gradi, oppure troverò un prepara preriscalda PLA. Prepara. Vai, non esplode, l'autoesplosione ancora non ce l'hanno messa. Che dai, automa, ora. Automa? No, devo scaldare il sensore. Mi siete da suggerimenti, eh? PLA1. PLA1, perché il VED scalda solo il PLA, invece così ci scalda sia il piano sia il... Il filamento. E quindi dobbiamo aspettare un attimino che si riscalda. Okay. Appena si è riscaldato, fa questa cosa. Solo per piacere i motori distaccati. Poi magari fartelo fuori uscire un po' e poi lo tiriamo indietro. Però aspettiamo che arriva Aldo. E certo, guarda, se tu prova adesso. Prova. Senti, perché in realtà è rimasto incollato sotto. Perciò si esce. Se vedi questa... No, non è che al contrario. Il piano fa la Y. Lo vedi? Ok, quello Y. L'estrusore fa la X e tutto il blocco del carrello fa la Z. Il risultato non cambia, diciamo. Poi ho delle macchie in movimento diverse. E come dici, ok, prendiamo di una, quindi ho delle cartoncine e mi tira questa vicarella, tira questa vicarella e tira pure qui, facile. Era quel famoso spendi qualcosa in più, ti assicuro che calibrare la cosa è una procedura non banale, fatte le prime 10 stampe alla ventesima, cioè la fai alla trentesima, alla cinquantesima, se no le deve stampare qualcun altro. Certo, cioè, sì. No, le stampa qualcun altro, quei droppi. Ok, vedi, fatto. Quindi ora la calibrazione è riuscita. Quindi adesso per andare in stampa, print, vado a cercare entry qualcosa. Ok, stampa. Però per esempio in questa macchina io se ho sbagliato qualche parametro non posso intervenire in nessun modo. Cioè, questa qui per esempio non c'è il touch, non è, però posso dirgli ok, controlla temperatura, modifica la temperatura del piano, del distruttore, la velocità della ventola, tutta una serie di parametri in più. Come dei parametri di accelerazione e movimento che non vi ho spiegato, non sono lì,
come per esempio un parametro che è il flusso. Dov'è? Che è il flusso del materiale. E giustamente dovrebbe essere il 100%, cioè la macchina è programmata che fa quella superficie là, che è un po' elastica e quindi fa avanzare di più. E di solito è il 100%. Ma per alcuni motivi, per alcuni materiali, tipo quelli elastici, in realtà più freddo che fa uscire l'elastica, ma visto che il materiale elastico mi dà una spinta indietro, quindi ne esce di meno quello che è uscito. E magari lo devi mettere al 110. È un valore di compensazione, ecco. Qua puoi intervenire, lì no. Sì. Vantaggi e svantaggi, ogni macchina c'ha i suoi. Infatti vedi, portato S sta scaldando anche qui, prima il piano e poi comincerà a scaldare il motore. Vado sui settaggi, mi permette di fare che cosa? Di cambiare le temperature, per esempio, del piano, piuttosto che dell'estrusore o dell'altro estrusore, e la speed sempre 100% di tutte le altre velocità. Basta. Poi vedremo anche questa, sempre ancora più chiusa, non può fare niente. Vedremo che non ve l'ho spiegata per farlo stare là, che c'è il suo software proprietario, è molto semplice da utilizzare. Controlli molto meno parametri. Stampi bene perché è già tutto presentato. Prima aspettiamo un attimino che si scalda e vediamo cosa comincia a fare. Ora, l'altra cosa che non vi ho detto è se devo cambiare il filamento, poi vediamo, li cambiamo, la prima cosa che devo fare è scaldare il fusore, perché ognuno ha un suo sistema di trascinamento, no? Vedi questo? Vai, vai, prova con. Come vedi, sì, a parte che si spianca la plastica, esatto, e questo succede, eh? Quindi non pensate di fare rosso quando lo cartecci rimane rosso. È come quando la piega la plastica. Okay, se rovina, sì, si spianca. Fatichi molto, no? Sì. Pure se vuoi allisciare, guarda, tutta sta parte qui, ti piacciono le righe. E invece usando... Vedi? Puoi usare qualche paura, ma vi ho detto, su alcuni materiali non puoi andare troppo veloce, non sono su riscaldi. Se invece vuoi carteggiare qua un pezzettino di ABS... Guarda che in poco tempo è molto più, meno resistente all'abrasione. Già lo vedete, è diventato più liscio e è faticato molto meno. TLA, ABS e polvere di legno. Invece di usare la macchinetta, la smerigliatrice, la smerigliatrice, no, però esistono vari tipi, sì, c'è cioè la piccoletta, la magari, no? Sì. Scusa, qual è il vantaggio? Lo guardi adesso, guarda come fa l'azzeramento. C'ha un pulsantino che gli dice sono arrivato. Ora volendo, quello può essere utilizzato per fare una serie di trattamenti perché ti aiuta a fare la calibrazione. Se no, anche adesso in fase di calibrazione, se vedi che sei alto, fai la stessa cosa che hai fatto ieri. Alzi un po', alzi un po'. Il piano è grande, però c'hai 4 punti perché sennò in 3 oscillerebbe, no? La temperatura che senti sullo sportello è anche dentro, così caldo? Avvicinati. Ah, no. Ecco, questo è il riscaldamento sotto. Allora, temperatura dell'estruzione 230, temperatura del piano 80, ma portiamola a 100, e temperatura della camera ho messo 40 gradi. La posso aumentare fino al suo massimo, 50-60 gradi, di più questa non arriva, perché come senti non è neanche coibentata bene. Ok, quindi la macchina per l'ABS ce lo stampi benissimo. Se devo andare su un materiale professionale a camera calda non ci arrivo, perché devi avere una macchina ben isolata termicamente, la camera che arriva anche a 90, 110, 100 gradi, quindi... e allora stampi quei polimeri che ti danno veramente problemi rotti, ma sono di un altro settore. Paghi 300 euro il filo, ma anche lo stesso pezzo lo vendi ad altro prezzo. Ti viene l'obbista e dice mi fai il mini main, ultem, no. Bene, ingegneri, senza, stiamo progettando questa staffa, la possiamo fare in questa maniera, va prototipata, c'è sottosquadre,
quindi per questo conviene chiudere e mantenere il calore dentro. Ok. Firmware, perché gli dice quanto devo riscaldare l'estrusore, a che temperatura va, a che velocità muovo il motore per far uscire il filo, e quello sta nel firmware. Solo che il G-God sei tu. Okay. E questo quanto costa? 80 euro. E voi che ci fate? Ci ripara le cose? Ci ripara i modelli. Vedi? Molto semplice. In-out, temperatura. Quindi se io premo in, lui partirà a riscaldare l'estrusore. Non vi bruciate con la punta, non fate i bambini. Quello che posso cambiare, vedi, speed, quindi è più o meno la velocità a cui esce il filamento. Tipo con l'accaldo? Con l'accaldo sì, è un'istruzione manuale. Puoi fare una stampante a colla a caldo. Può essere la prima che fa sculture di colla a caldo. Semmai quando gli viene a rifinire, comodo. Vedete, si sta scaldando anche abbastanza velocemente. Qui puoi abbassare o diminuire la temperatura. Finita. Appena arriva a temperatura, premi in e sentite e questo si spinge il filamento. Ora, quelle troppo economiche io ve le sconsiglio ovviamente. E questo... perché ok che costano magari 35-40 euro invece di 80, però la usi 5 minuti, la parte si surriscalda troppo, se blocca, se fa, fino a butti. E ci puoi mettere tutti i tipi di filamento? Di plastica, non tutti i tipi di filamento, ora alcune dovresti provarle. Se questo non c'ha l'estrusore in acciaio, per esempio, non funziona bene. Che uso nylon e carbonio qui mi sembra una cavolata. Vabbè, certo. Cioè, no? Fondamentalmente PLA, ci sono alcune che ti permettono di stampare PLA e ABS, quindi sì, magari alcuni paraguri si sono fatti il filamento della dimensione non standard, quindi c'è il filo da 1,20, dici ma mortale, no? Se no usi come questo 1,75, ma comunque ti vai a vedere due recensioni che filo monta, e quindi magari se il bianco di questo è lo stesso bianco e tu riparà il pezzettino che si è rotto o unirli, va bene. D'accordo. Guardate, più tanto non aderisce, noi usiamo una cosa non aderisce. Questo era un supporto, Ma se tu sei bravo, fai le sculture, facciamo, che ne so. È veramente una cavolatina. Facciamo l'omino? Ecco, fai l'omino, gli fai le zampette. È carino. Sì, è un giocattolino, infatti. Sì, vabbè, sì. Quello che io ci puoi fare è riparare, vedi, non riuscirò mai a fare un'istruzione che è come il cilindro che ho appena stampato. Però se c'hai un buchettino da stuccare, ma è lo stesso colore, vai a riempirlo. E poi dopo con santa pazienza te magari lo ricarteggi. Se è ABS, tutto quello che deve essere carteggiato, se è ABS e cose del genere, è più facile da carteggiare. A meno che io ho trovato molto buono il PLA Plus, che è quello grigio che ho fatto vedere ieri, dopo la ricottura però. Che diventa sì. Che allora evapora, resiste molto di più alla temperatura, quindi posso carteggiarlo più velocemente, ben venga. Ora, puoi usare la raspa, puoi usare il carteggiatore, quello che vi dico è... devi trovare la velocità giusta, l'impostazione, non devi stare sempre nello stesso punto, e dipende pure da che devi carteggiare, perché una cosa del genere non la carteggi, cioè lasci perdere, se proprio vuoi la sabbia, con il materiale giusto, se no lasci perdere, lo stampi bene, lo resini come ho fatto del pezzo quell'altro, no? Ci sono diverse resine che puoi dare sopra. Ora se qualcuno vuole giocare, ecco a voi. Premi in e out, quindi premi solo in e esce. Appena smetti di premi in. Dove passo? Mancina? Sì. Ok, in, su un pezzo di plastica qualsiasi, mo su quello lì, non ti do qualcosa che era facile, no, stessa cosa, dovrò trovare una procedura di riscaldamento oppure un automatismo che mi dice cambia il filamento. Allora, vado su temperatura? Prova, scopritele. Hot bed, quello è right extruder e left extruder. Allora, con quale decido di estrudere? Con il destro. Con il destro. Però volendo, visto che questa c'è una procedura, vai, torno indietro. Automatica. Utilities. Proviamo. Filament. Filament. Okay.
on load. Prima lo levo e poi metto quello nuovo, quindi il destro. Sposto l'accento, si aumenta la temperatura e poi procedura guidata. Quindi là premi indietro e lei si ritira indietro finalmente. Riscaldato, bravo. Avete sentito tutti? Stiamo riprendendo la Francesca. Ah sì? Mi raccomando. Già senti? Aspetta che Monica, c'è l'operazione, mi devo sdoppiare. Quindi stessa cosa, tu qua troverai un tubicino che ti aiuta a far passare il filo sotto. Faccio prima il tubicino. Ti consiglio di mettertelo in una maniera che rompe meno le scatole. Sì, infatti, va bene. Sì, queste le delta sono un po' scomode che hanno il filamento molto alto. Cosa? Per noi? No, un po' per tutti, però io sto così, cioè non è proprio comodo, non puoi guardare dentro, no? Allora, quello che aspetta, quello che ti consiglio è spuntare un po'. Spuntarlo, quindi trovi una pinza, una forbicina per il laboratorio. In maniera leggero un po'. Poi dito. Io vado, eh? No, no, cioè, aspetta, aspetta. Taglia. C'hai paura, taglia. Taglia il cordone. Ok. No, ha detto aspetta. Esatto. Ok, quindi apri un po'. Non vedo dove passa. Amore, sta tirando dello filo. Cosa preferite, lui o lei? No, uguale, non ti preoccupare. Va. Vuoi anche levarti tutta la bobina, non ti preoccupare. Fate come, cioè dovete sperimentare, quindi dovete sbagliare. No, non vorrei danneggiare. No, non si rompe niente. Oddio. Allora, tolgo questo. Togli la bobina, toglila. Quella è normale, deve cascare, non vi preoccupate. Poi questo lo infilo, se no nel si... primo buchettino che trovi, perfetto. Ok, tolgo magari, vabbè, questo poi lo toglierai quando lo rimetterai. Ok, questo. Ok. Semplifico l'operazione. Te lo ridò come lo troveresti. Chi? Valerio, vai. C'è tutta sta parte da... da togliere, quindi ci passate gentilmente le forbicine? Sta pitturando lo schermo. Ah. Allora, adesso rimonto questa. La vedo decisa. Secondo me lei è da un 9. Da un 9, se riesco. Visto che io ho cambiato il sensore di montare un 07, rispetto a questa entrata, è dentro, suppongo. Però ho salvato dentro. Sì, però e poi lui sale da là. Cioè che la distanza. Non voglio fare niente, per tanto non arrivo. Visto che non ho abbastanza escursioni delle viti, lui che fa? Praticamente si abbassa del video. No, perché non c'è la zero più. Ah, il di ma spazio sì, perché, lavoro. Guarda, vedi che sono sensore, ma può sporgere di poco. No. Che parte ci deve essere 1 e 2? Non riesce. Faccio vedere l'1 e 2 perché sì, l'1 e 2 il buco si nota molto di più il buco. Si è film. Sì. Rispetto a, per esempio, ne so, lo 0,4. Tu vedi lo 0,4 confronto l'1 e 2. No, non è il terzo. Appunto. Cioè 0,4 non vedi, sono tutti e due sporchi, 0,2, cioè 1 e 2 si vede tranquillamente. Più dell'1 e 2 non riesci, col filamento da 1,75, perché in realtà la variazione è molto poca. Cioè questi qua sono i due estremi, cioè quella... Su questa macchina sì, quelli, ho detto, potete andare 0,2, 0,3, 0,4, 0,35, in realtà potete fare il foro che volete, poi dipende... La macchina che c'hai, quello che trovi commerciale, ti compri il tornio e te li metti a fa. Poi c'hai il microtornitore, lo fai. Però
Quindi quale scegli, la 2, la 3, la 4? Quella che c'è. Ok, quindi adesso è rimasto riscaldato perché c'era il preheat, però vogliamo stampare, quindi cerchiamo sull'SD card il file. Allora. Menu. Premi. Allora no, perché in realtà è un click come la macchina fotografica. No, questa non c'è il click, però premi. Perché non c'è la? Perché oggi l'ho messa ecco, male. Ecco, ok. Fa falso contatto. Print da SD. Come si chiama? Baby Groot. Baby Groot. Bello, print. Sì, sì. Non c'è uno start. No, ti dice che sta a scaldare il piano. Penso che una volta che sta a scaldare il piano è partito solo. Come è fatto? Ma non bisogna fare nulla. Bloccare leggermente e premere un altro po'. No, la lacca non penso perché comunque. La lacca non va messa perché è legno, questa attacca lo stesso. Ok, basta. Dopodiché. Vado. Questo era il successo dello scaricamento, no? Dell'unload. Ah, okay. Ok. Se tu adesso dobbiamo caricare, quindi daremo load. PLA. No, un po' di lacca io ce la metterei una spruzzatina. Cosa bisognava fare? Allora, questo andava spinto dentro fin tanto che girava su, e poi a un certo punto incontra una resistenza che devi schiacciare la mollettina e lo fai salire ancora un pochino su, okay. E poi dopo fai carica con filamento. Load e estrusore destro e PLA. Grande. Appena adesso si deve scaldare Lord, filamento antimonio, fill it stop. Questo già l'ho fatto. Next. Sì, è omogeneo. Questo già l'ho fatto. Lord, filamento until you feel it stops. Quindi io l'avrei già fatto. Dai, next. Ce la devi mettere qua. Sì. L'extruder, questo lo chiudiamo off the machine. Ok, attenzione alle mani. Ok, avanti. Ok, pushing the filament until it starts being. Keep pushing the filament until it starts. Bim pull. Allora, bim pull. Però vedi, ti dice spingi next e continua a spingere il filamento fino a che inizia a essere tirato. Però non butti, no, quando lo si rompe. Ti dà un errore. Ah, next. Ho con le mani però. Quale mani? Però sta a far da solo. Vedi? Ok. Dovrebbe iniziare. Gli è arrivato però. Sì, sì, sta facendo quello mi faceva andare, sì. Lo spurgo della plastica che c'era prima. E questo è già. E però questo è quello nero già, cioè è grigio. Ah, ok, è perfetto, quindi sta cominciando a uscire il PLA. Mm-hmm. Perfetto, buona cosa, si è stoppato. Press quindi load. Accetto. Quelli sicuramente dovrò cestinarli. Nella prima versione non c'erano tutti questi sensori, quindi mettevi la vaschetta, se l'hai messa male, l'hai messa male. Se la piattaforma era messa male, era messa male. La resina la mettevi a mano, c'era solo l'indicatore, quindi non te indica. Quindi sprecavi materiale? No, non te indica qual è il minimo e il massimo, se ne hai messa di più, cioè se fai errori li fai tu. C'è una tacchetta, però sta a te. Da una parte è comodo, da una parte è scomodo, però appena c'è un sensore, c'è un problema, si ferma tutto. Quindi è comodo avere tutto l'automatismo, ma appena un sensorino smette di funzionare, legge male, è sporco, non ti parte la stampa. E non lo puoi disabilitare in nessun modo, no?
Cosa che invece in queste, se sbagli, sbagli tu, c'hai la resina per tutto, fai casini. Però te parte per forza la stampa. Perché non... Vabbè, questo è quanto. L'altro gruppo... Perché serviva per lui, perché era in questo punto era troppo... Vedete quello che vi dicevo della punta, quando rimane troppo... Quella è l'ultima parte, l'ha proprio squagliato, perché non ha avuto il tempo di raffreddarsi. Felice. Parla più felice. Questo ha tirato tutto fuori. Ma tiro tutto tutto. Vedemi un taglierino, no? Così, mettiamo questo tutto supporto. Questo pure è tutto supporto. Ora. No, che c'è lì? Prima da qua. C'è già il legno. Parte sì. Il legno. Tagliere. E vai indietro, secondo me indietro. E inizi, no? Cioè nel senso, aspetta, dovresti spruzzare la lacca. No, intanto gli devo anche dare print, per semplice motivo. Ah. Perché tanto allora, si dovrà riscaldare tutto, no? Indietro? Perché indietro? Ancora indietro, ancora indietro. Perché dovrai trovare dove... Print. Allora, il file si chiamava... Test. Sarà l'ultimo. Alcune macchine lo salvano per primo, alcune lo salvano per ultimo. Ecco, sì. Vada, set. Are you sure? Yes, ma'am. Perché? Però si sta scaldando, quindi magari un po' di lacca la possiamo dare. Visto che questo piano è magnetico, quindi puoi rimuoverlo. Ma io già so da qua. No, per evitare che vada per tutto e poi quando devi pulire c'hai tutta la superficie appiccicata. Stefania. Se basta una spruzzatina, vabbè. Poi magari dovrete con meno paura una cosa come un po' più omogenea. Tutto che stile. No, assicurati che, le calamite... entrano assolutamente nei buchi. Salpo, perché sennò stama rimane un po' inclinato. Dico, con meno paura, come quando verniciate, troverete qualcosa che riesce a stendere in maniera un pochino più omogenea. È normale che la prima volta uno fa così, Ah, quindi non ho fatto... che i capelli no, no, è normale, è che se tu... Che succede? Se io spruzzo rimango così, avrò tutta l'acqua qui e niente intorno. Quindi poi troverò il modo, dico vabbè la sposto, e quindi come quando vernici, diciamo, la stendi in maniera omogenea. Se c'è un piano da 60 cm e ti mette la lacca, ancora peggio, no? Ci avrò dei punti dove ce n'è tantissimo, dei punti in cui ne è anche cicato. Cos'è, circolare o lineare? Circolare è la più difficile, cioè sei proprio creativo. Di solito tu vai da destra a sinistra, da sinistra a destra, no? Tipo quando stai a verniciare un muro, devi fare un'ampitura. Qual è il movimento? Lei ha fatto un zorro. Ha fatto tipo... ha fatto i capelli. Tanto è piccolo, le serve un po' al centro, un po' ce n'è la prima, va bene. La prossima volta, magari prima di rimandare la stampa, se devo pulire il piano, come lo pulisco? Cioè, dopo un po' sta lacca comincerà a fare spessore, no? No, un po' d'acqua calda al bagno, oppure anche con l'acqua e basta, acqua e sapone si scioglie. Nei capelli che fate? Era scritto? No, sapone scioglie. Fondamentalmente io non so. Ok, mi sembra.